Gli amici del nuovo Cinema Palazzo gli hanno fatto una festa sorpresa la sera del suo rientro da Cannes. Lui che voleva solo fumarsi una sigaretta in tranquillità. Marcello Fonte, che qui dietro le quinte di uno spettacolo presentato ai ragazzi di un liceo di Monte Rotondo, appena fuori Roma, e interpretato dalla compagnia Forte Apache, in cui recitano anche ex detenuti, è felice di essere tornato nel suo ambiente. Quello dei teatri, in cui ci si abitua a fare di tutto, perché sia che sali sul palco di Cano di periferia, dice Marcellino, come lo chiamano tutti, devi mettere la stessa passione e professionalità. Per me sul palco si vive di più, si vive meglio, perché è più vero della verità stessa che c'è fuori, della realtà. Cioè, volevo fare il mio mestiere fatto bene, visto che adesso una persona finalmente mi aveva dato fiducia, che mi ha dato modo di essere trattato come un attore. Insomma, come ti descriveresti? Come sei arrivato fin qui e che cosa hai dentro? Guarda, è semplicissimo, eccoli qua, con i miei piedi, con questi piedi qua e con questo qua. Classe 1978, calabrese, ultimo di 5 fratelli, spera di imparare presto una lingua straniera, avendo imparato da poco l'italiano, dice scherzando. So precario un po' in tutto, specialmente nella cultura, quindi mi piacerebbe imparare un po' di lingue, visto che parlavo solo calabrese all'inizio. Lui che recita con gli occhi, o che forse è da lì che fa intravedere i segni di una vita non sempre facile, oggi spera solo che la Palma d'Oro non si trasformi in qualcosa di peggiore. Spero di non andare in croce, tutto qua, di diventare veramente come un Gesù Cristo, che però tutti prima ti acclamano e poi ti crocifiggono. Cioè, spero, cristologico sì, va bene, però non crocifisso, cioè, non attaccato al muro. Denis Negri, cioè. Sky TG24.